Ascoltate la mia storia. Per innumerevoli millenni ho riposato sotto i picchi e i crepacci del Monte Nibel, ricchi di Mako, in attesa del momento giusto per emergere e scatenare un'ondata di distruzione tale che questo pianeta non ha mai visto prima. Rabbrividite, perché io sono il custode di materia! No, scusa, non abbiamo proprio tempo, siamo a caccia, sai com'è? Tu osi interrompermi? Ehi, New Entry! Facci vedere che sai fare, fa fuori questo obbrobrio! Ah, ti giuri che un comune mortale è gatto! Ah. Ehi, mangi spesso da queste parti? Così mi sono trasformato in lupo mannaro. Che fregno! Torneresti al punto in cui ti sei mangiato un c***o di mostro insetto? Che fregno! Ma tu sai pensare solamente al cibo e al sesso? Sono costantemente ingrifamato. L'unica cosa che fa ingrifamare me è l'idea di vendicarmi di Sephiroth. Che fregno! Volevo dire... A proposito di Sephiroth, mi ricorderesti dove è diretto? Oh, e potresti dirlo a questo microfono? Metti che me lo dimentico! Ah, Kate Sith, come non fidarmi di uno previdente come te? Esatto, di me potrei sempre fidarti! Bugiardissimo! Sephiroth mi ha detto che si dirigeva a nord, oltre il Monte Nibel, e che se vogliamo saperne di più, dobbiamo seguirlo! Sì, ma perché avrebbe dovuto dirtelo? E vogliamo davvero credere alle parole di un pluriomicida? Non sarebbe la prima volta! Comunque, Red può rintracciarlo col suo fiuto! Sflatulatamente, i malefici miasmi di Shakespeare sono sovrastati da un odore che mi sembra... fumo. Già, sembra fumo anche a me. Magari Sephiroth ha dato fuoco a un'altra città. Yuffie, evita di dire certe cose. Beh, scusami, ma sai com'è? Le città in fiamme sono un po' il suo biglietto da visita. Yuffie, piantala di fare la bimba minchia. Guardate, il fumo proviene da quella città. Che vi dicevo? Voi restate qui. Userò la mia furtività soldier per fare un sopralluogo. Buondì, giovanotto. Mannaggia, m'hanno beccato. Ah beh, almeno la città è al sicuro. L'unica cosa che va a fuoco è quel razzo gigantesco. Non è fuoco, è il fumo passivo delle sigarette del capitano. Tutto quel fumo proviene da una sola persona? Ma com'è possibile? Figliolo, qui siamo tutti laureati e ce lo chiediamo anche noi. Ma scusi, quel tipo non sa che il fumo nuoce alla salute? Forse è il caso di andarglielo a dire personalmente. Che cazzo sei e che cosa vuoi da me? Credo sia stata una pessima idea. Una pessima idea fare incazzare tua moglie così tanto da spingerla a trasformarti in uno scarabugli. Capito a mio bisnonno Sid Nono? Insomma, che hai da rompere il cazzo? Hai un aspetto familiare. Non ti avrò mica visto da qualche parte. Io? No, sono un normalissimo tizio con capelli biondi a punta e una spada gigante che faceva parte dei soldier prima che il mio amico Rufus prendesse il comando. Corpo di mille dragoni! Tu saresti amico di Rufus Shinra? Oh! Aia! Ha avuto a che fare con lui. Ma l'hai visto che c***o ha combinato quel cretino durante la parata? Sì, una cosa da sconfisciarsi, però dai, sono sicuro che facesse del suo meglio, non credi? Sì, hai ragione. Scommetto che il sogno di quel ragazzo era proprio fare la figura del cazzone davanti a milioni di spettatori. Ma io ne dubito fortemente. Voglio farti una domanda personale, giovane. Hai mai avuto un sogno? Beh, c'è stata quella volta che... Sono un figo assurdo! Poi ho combattuto contro un gorilla con una cravatta. Va a capire perché. Non dico i sogni che fai mentre dormi, quelli non potranno mai e poi mai verificarsi, cretino! Parlo di obiettivi, di aspirazioni, dei traguardi che ti sei prefisso! Beh, diventare un soldier di prima classe è un sogno che si è avverato. Ma complimenti, giovane! E sono anche riuscito a lavorare col mio eroe. Ma è fantastico! E poi ha distrutto il mio villaggio. Si f***esse, meglio non conoscere gli eroi, perché gli eroi sono persone, e le persone fanno cagare! In quanto a me, avevo un sogno. Essere il primo a viaggiare nello spazio. E a giudicare dal tuo atteggiamento allegro non è successo, giusto? Già, proprio così. Ma ho di nuovo una chance. Il tuo amico Rufus tra poco verrà qui per una chiacchierata e... insomma, ti sarei molto grato se venissi a mettere una... come dire... una buona parola per me. Me lo faresti questo favore? Aiutare un perfetto sconosciuto senza ricavarci assolutamente nulla? Come si fa a dire di no? Ma dai, cazzo perfetto! Passa a casa mia più tardi, così potrei anche assaggiare il celeberrimo maledetto Teddy Shira! Ma non entrare in cantina. Senti, giovane,
Lo so benissimo che hai soltanto 16 anni. 21, ma vabbè. Ma voglio dare una lezione di vita al tuo cervello dodicenne. Ci sarà sempre e comunque qualcuno che verrà a dirti che i tuoi sogni sono irraggiungibili. Che è meglio indossare una cravatta, mettere il culo dietro una scrivania e dire al mondo che rinunci. Ma non devi rinunciare. Devi alzarti dalla sedia, bruciare la cravatta, andare da chiunque si sia permesso di dirti che il tuo sogno è morto! E per concludere, mandarlo a farsi fottere! Sid deve entrare immediatamente nella squadra. E Sid sarebbe? Sono il più gran fico dell'universo! Oh, Tifa, tu lo adoreresti! Le parolacce per lui sono virgole! Come Sid? Sid Aiwin? Il pilota sboccato ma dal cuore d'oro! Ehi, hey, Sid, come fai a sapere chi è? E in più ci ha invitati a casa sua per il tè e indovinate chi altro ci sarà? Rufus Shinra! Oh, mi auguro che Rufus porti le bustine del tè! Perché io porterò le buste per i cadaveri. Adoro i pigiama party. Perché appena si nomina Rufus, il re in vostro primo istinto è ucciderlo. Ce l'ha suggerito una bimba di 8 anni. Oh, che vuoi? Tu hai un piano migliore che io? Gli droghiamo il tè, lo leghiamo, lo portiamo in un covo segreto, lo torturiamo finché non cede, tanto per fare soldi facili mandiamo una richiesta di riscatto. E allora siamo d'accordo, seguiremo il piano di Kate. Tifa, devi venire a conoscere Sid, credo che ti piacerebbe il suo stile. Shinra, odiosa donna che vive a casa mia! Dov'è sto maledetto tè che ti ha urlato di prepararmi ore fa? Proprio un uomo da sposare. Oh, io, scusami Sid, stavo pulendo la cantina. A proposito, potresti raccogliere i tuoi mozziconi di sigarette in cortile? Esco in cortile a fumarmi una sigaretta dietro l'altra in attesa che arrivi Rufus. Goditi il lento cammino verso la morte. Ad ogni boccata. Hai visto quanto è figo Tifa? Quello che vedo è che non sai scegliere i tuoi modelli di riferimento. Shira, si può sapere perché ti lasci mettere i piedi in testa? Oh, non è niente. E poi, sono stata io a ridurlo così. Il giorno in cui ho mandato in fumo il suo sogno. Sid fu incaricato di pilotare lo Shinra 26 4 anni fa. Io ero la sua assistente. Shira, ma quanto cazzo ti ci vuole? Scusami, Sid. Ho finito di esaminare la bombola d'ossigeno numero 7, ma la numero 8 ha quel sistema di sifonatura che a tante persone non va granché a genio. Beh, muovi le chiappe. Non ci vuole mica una laurea. Ci voleva una laurea in ingegneria aerospaziale. Ma io non volevo ingigantire troppo la cosa. E poi, chi vorrebbe sentire ragioni a pochi passi da realizzare un sogno? Ehi là, Sid! Qui controllo missione Shinra. Ancora un attimo e ti lanceremo nello spazio. Giusto il tempo di chiarire due cosette. Sicuri sicuri che nello spazio non c'è ossigeno? Diciamo in linea di scoglieremo presto. Non c'è! Ecco, abbiamo informazioni contrastanti, quindi, per sicurezza, una volta uscito dall'atmosfera, fa un paio di respiri profondi e noi... beh, qualcosa ci inventeremo. 3 minuti al decollo. Mi serve una tuta! Finalmente! Il mio sogno si avvererà! Ma che cazzo... Ehi, Sid! Sempre noi del controllo missione. Credo che non sia un grosso problema, ma... c'è qualcuno sotto i motori del razzo, che tra poco arriveranno a una temperatura di 2-3 mila gradi, con conseguente rischio di gravi irritazioni cutanee e... morte. Cosa? Mettetemi a sto cazzo di interfono! Ehi, testa di cazzo! Ehi, Sid! Shira! Cavolo ti fai ancora laggiù? Sto ancora sistemando le bombole d'ossigeno. La numero 8 ha quello stranissimo sistema junction. Shira, non dovevi preoccuparti delle bombole d'ossigeno. Ma scusa, Sid, e se non ci fosse ossigeno nello spazio? E gli alieni come farebbero a respirare? Va bene così, Sid. Se non altro il tuo sogno si potrà avverare. Quanto vale la vita di una persona in confronto al sogno di un'altra? Non c'è tempo per le tue cagate filosofiche, Shira! Controllo missione, che faccio? Io te lo dico, Sid. Questo è il tipico dilemma morale complicatissimo con cui uno si ritrova a fare i conti per tutta la vita. Hai 10 secondi. Merda! 10, 9, 8, Shira! 7, 6, la luna, 5, lo spazio, 4, 3, i miei sogni. 2, 1. Fallito il lancio, il programma spaziale finì sotto una nuova gestione, cambiando nome da Esplorazione Spaziale a Programma Spaziale e Figate Spaziali Varie. E concorderete tutti che è stato un colossale spreco di guild e contribuenti! Ascolta, Shira, so che ti senti in colpa per aver infranto il sogno di Sid, ma questo non lo autorizza a trattarti come uno zerbino. Mi rendo conto che, visto da fuori, il nostro rapporto sembra un tantino anomalo, ma tra le mura di casa troviamo un equilibrio. Ah!
cazzo ti piace? Ah, bellissima scienziata di merda che ha mandato a fanculo i miei sogni, lo adoro! Sì, ho mandato in malore i tuoi sogni, vero? Sì! Ecco, bravissimo, butta tutto fuori. Vado a prendere il gatto a 9 code. Cazzo sì! Cira! Dove diavolo è sto maledetto tè? Per caso devo costringerti di nuovo a portarmi in cantina? Sid, abbiamo degli ospiti. Allora, Sid, quando è che Rufus dovrebbe, insomma, farsi vivo? Quel riccone del cazzo doveva essere qui ore fa. Mi ha detto che si portava dietro uno stupido dirigente Shinra. Potresti essere più specifico? Controllo missione! Il Palmer è arrivato! Palmer? Come hai fatto a trascinare qui quel tuo culone così in fretta? Dove cazzo è Rufus? Beh, se vuoi parlare con Rufus è qua fuori. Era ora! Finalmente il mio sogno si avvererà! Il tuo sogno non si avvererà! E questo che cazzo mi significa? Pensavo che fosse qui per parlare! Sì! Per parlare del fatto che mi prende il mini bronco per seguire Sephiroth fino al Tempio degli Antichi. Ma che cazzo se lo incula sto pallemoscia di un Sephiroth? Sono 4 stramaledetti anni che aspetto di andare nello spazio! Oh, Sid, vecchio mio! Pensavi davvero che io potessi prendere una barca, un elicottero, un sottomarino, una metropolitana e un monopattino elettrico per venire qui a riavviare un programma fallito? Sarebbe stato solo uno spreco di Gil. Questo è quanto, allora? Il mio sogno è morto? No, 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 non morto. Diciamo irrealistico. Ma stai sereno, alla Shinra gioverebbe molto assumere uno come te. Ti abbiamo riservato un bel lavoretto d'ufficio con tanto di scrivania e di tutte le cravatte che si possono desiderare. Capisco. Beh, con tutto il dovuto rispetto, signor Shinra, può anche andare a farsi fottere! Un figo! Palmer sta prendendo il mini bronco. Dicevano tutti che ero un pazzo. Ma a partire da oggi dovranno riconoscere che io, Palmer Q. Shinra, sono il più grandissimo ruminare della scienza di tutti i tempi! Lo sai che ti sentiamo, Sim? Ah! Mi hanno preso! Dimmi, Palmer, in quale assurdo protetto hai deciso di investire i soldi della paghetta? Ottima domanda, signor gatto parlante che non conosco. Ho intenzione di prendere questo trabiccolo volante e portarlo nello spazio, dove scatterò una foto per dimostrare che il pianeta è piatto! Che testa di cazzo! Io l'ho sempre detto! Porterà questa cosa fin sulla luna e nessuno potrà... Sta bene! Quella non se la mangia nessuno? Vieni, Kate! Porteremo questo gioiellino a caccia di Sephiroth! Salta su o partiamo senza di te! Spero solo che non torni a tormentarmi! Non sarebbe la tua prima azione che ti tormenta! Accidenti, hai sempre ragione! Ehi, ti fa! Mi sono ricordato una cosa! Cioè? Ho paura di volare! Ma che cazzo? Scendete dal mio aereo! Tranquillo, siamo quasi fuori pericolo! Cazzo! Beh, perlomeno siamo vivi. Vorrei poter dire lo stesso di questo motore del mio sogno. Sono entrambi morti e sepolti, cazzo. No, no, Sid, non puoi rinunciare al tuo sogno. Ricordo bene quello che mi hai detto. Se qualcuno viene a dirti che la tua scrivania è la prima a viaggiare nello spazio... Quello che Cloud sta confusamente cercando di dirti è che non devi mollare mai. I sogni non hanno date di scadenza. La vita sì. Sai qual è il nostro sogno? Trovare Sephiroth e spaccargli il culo per aver distrutto casa nostra. E scommetto che strada facendo continueremo a imbatterci nella Shinra, perciò che ne dici? Vuoi venire con noi? Fanculo. Tanto non ho di meglio da fare. Oh, grande! Benvenuto a bordo, capitano. Mi fa un sacco piacere vedervi di buon umore, ma vorrei soffermarmi su un minuscolo problemino. Come facciamo a trovare Sephiroth se siamo dispersi nel bel mezzo dell'oceano? Deve essermi caduta la merenda.